I news è presentato da Scene da un matrimonio, Special Wedding Day. Rubavano gasolio dalle auto parcheggiate e dalle macchine operatrici impegnate nella realizzazione della terza corsia della 14, i due albanesi sessantenni arrestati dai carabinieri di Marotta. I ladri riuscivano a staccare il tubo che porta al serbatoio, prelevare il carburante e riposizionarlo correttamente senza che i proprietari se ne accorgessero. Sala dell'Arci di Tombaccia gremita ieri sera per l'incontro con il candidato sindaco della lista civica Prima Fano, Daniele Sanchioni. Durante l'appuntamento si è parlato, tra le altre cose, di biogas, circonvallazione, ADSL e metano. I residenti hanno mostrato molto interesse e durante l'appuntamento si è sviluppato un dibattito utile per capire quali sono le esigenze e le problematiche del quartiere. Ad accompagnare Sanchioni, oltre ai rappresentanti della sua lista civica, c'erano il sindaco Stefano Aguzzi ed alcuni esponenti della coalizione Uniti per Fano. La riconoscenza non è di questo mondo, tantomeno nei confronti di un amministratore o di un politico. È la risposta del sindaco Aguzzi a Confcommercio. L'associazione aveva detto che 10 anni di amministrazione Aguzzi hanno peggiorato il sistema turistico fanese. Il sindaco replica che la città ora è viva, che la giunta ha approvato, tra l'altro, 3 piani spiagge, aperto la mediateca e portato l'università a Fano. Si svolgerà lunedì 20 gennaio al Cinema Politeama il Galà dello Sport 2014 della provincia di Pesaro Urbino, un evento che premia i personaggi e le squadre che si sono distinte in ambito sportivo nel 2013. In lizza per vincere anche la Beretti dell'Alma Juventus Fano nella categoria squadra e Massimiliano Fiscaletti come miglior allenatore. Le votazioni possono essere effettuate sul sito www.pindaroeventi.it dal 7 al 13 gennaio. Questa sera alle 18 alla Sala Cubo di San Lazzaro si svolgerà un incontro sul tema della vivisezione. Aprirà la serata la proiezione del cortometraggio Green Hill sulla liberazione di più di 2000 cani dall'allevamento Lager. Seguirà un dibattito a cui parteciperanno, tra le altre persone, Samuele Mascarin e Lara Ricciati di Sel. I news è stato presentato da Scene da un matrimonio, Special Wedding Day.